questa piazza di Pezzi di Grigo. Perché? Perché è una piazza molto familiare. Io ricordo ancora quando negli anni 90 ero poco più che ragazzo, in questa piazza per il torneo di San Francesco che si svolgeva ai primi di ottobre, io mi passavo delle serate bellissime giocando a pallavolo e devo dire la verità, in un paio di circostanze sono anche riuscito a vincere il torneo su queste stesse chianche che si svolgeva in quei giorni in onore del santo nazionale, del santo patrono San Francesco. Quindi già questa piazza mi è molto cara, mi è molto familiare, ma non è soltanto questo il luogo di Pezzi di Grigo che ho potuto vivere nel corso della mia vita. Io abito a Fasano, ma naturalmente risiedo in questo territorio fasanese e sono ben conscio e ben fiero delle mie tradizioni, delle mie radici fasanesi. Fasanese per me è il territorio, non è soltanto la città di Fasano, ci tengo a sottolineare. E qui a Pezzi di Grigo ho anche molti amici, ho anche dei compagni di penna, penso per esempio a Nunziatina Scura Caroli, con la quale ho collaborato, per la quale ho fatto anche delle introduzioni ai relativi libri. Qui a Pezzi di Grigo in passato sono stato anche invitato dalla società operaia nel 2005 per esempio, per quando mi onorarono invitandomi a tenere una conferenza, una relazione sulla storia come riscoperta dell'identità di un popolo e di una comunità. Questo in occasione dell'assegnazione delle borse di studio e del premio Solidarietà, per la quale mi diedero anche una targa che ho esposta nel mio studio personale. Quindi più volte Pezzi di Grigo insomma mi ha coinvolto nelle sue iniziative, sono stato coinvolto e ben volentieri nelle iniziative di Pezzi di Grigo, come per esempio anche nelle iniziative del Presepe Vivente. A parte il fatto che il Presepe Vivente ho potuto raccontare già da quando, ancora studente universitario, mi dedicavo al giornalismo e quindi fui tra i primi della zona a raccontare, a spiegare la bellezza di questo Presepe Vivente. Dopodiché sono stato ben lieto di poter accompagnare in questa fantastica ricostruzione delle tradizioni locali molti dei miei amici anche stranieri che nel periodo natalizio si sono recati in questa zona per trascorrere le relative vacanze. Ma non solo, anche recentemente devo dire che lo stesso comitato del Presepe Vivente mi ha invitato a organizzare dei convegni che si tengono in estate presso la sede appunto attuale del Presepe Vivente, convegni basati per esempio sul problema della civiltà rupestre, quindi sull'arte rupestre, ma anche su questioni riguardanti per esempio la via Traiano. Sono stato invitato anche quest'estate, l'estate appena scorsa, a intervenire con una relazione. Quindi sono molto coinvolto nella realtà di Pezzi di Grigo e sono stato molto spesso lieto di partecipare alle iniziative di questa comunità, perché la ritengo una comunità compatta ma non chiusa. Davvero una comunità che può fungere da esempio per tutto il resto del territorio fasanese. È una comunità, quella di Pezzi di Grigo, che ho sempre trovato forte di una propria identità, ma allo stesso tempo aperta sul mondo e sul futuro. E questo è un fatto che probabilmente è genetico di questa comunità e non si spiega altrimenti come, per esempio, come questo fatto di essere una comunità forte, compatta, ma anche aperta. Diciamo, è chiaro che in questo senso anche i viaggi compiuti dal più importante sindaco Sandrino Rubino della comunità di Pezzi di Grigo, i viaggi compiuti negli anni passati in India a bordo di un furgone insieme magari al farmacista Patronelli, da qui lungo la via della seta sulle tracce di Marco Polo verso l'India e ritorno, sono rappresentativi di una mentalità sì compatta ma aperta verso il mondo, ma aperta verso altre popolazioni, verso altre esperienze. Quindi questo è molto importante per definire questa compattezza ma anche questa proiezione verso il futuro di questa comunità di Pezzi di Grigo. E allora è una comunità secondo me molto evoluta,
ed è dimostrato per esempio dal fatto che è la più virtuosa rispetto alla raccolta differenziata che si fa nel territorio fasanese. Cioè a Pezzi di Greco c'è quasi il 70% della raccolta differenziata effettuata di fronte al 20, al 30, al 40 di altre zone del territorio. Questo che cosa significa? Significa che è una comunità forte, ma anche una comunità evoluta, una comunità che guarda avanti e che punta al futuro basandosi però anche sulle proprie radici, sulle proprie tradizioni che sono ben salde. E a questo proposito penso che vada assolutamente sottolineata l'importanza e quindi anche la modernità della comunità di Pezzi di Greco nell'aver pensato di sostenere l'istituzione di un presidio Slow Food per il pomodoro della Regina, quindi un segnale che va nel senso della valorizzazione dell'agricoltura locale, cosa molto importante che appunto ha trovato, guarda caso, luogo proprio qui a Pezzi di Greco e non in un altro punto dell'ampio territorio fasanese. Io credo che a questa iniziativa del pomodoro della Regina ne debbano essere associate delle altre. Bisogna creare un marchio caratteristico dell'agricoltura locale che oltre per esempio al pomodoro della Regina possa avere nel suo elenco i cocomeri barattieri o anche il fiorone di Torrecanne e altre prelibatezze che soltanto qui trovano l'habitat naturale tale da poter esprimere la loro prelibatezza. Ma queste soltanto sono alcune tracce di un'economia che a livello territoriale che cosa fa? Caratterizza quella che è la vocazione di un luogo, una vocazione certo agricola, ma una vocazione che può puntare a mio giudizio e a giudizio di tutto il Movimento in Comune su una valorizzazione del comparto agroalimentare ed enogastronomico che si sposi con la cultura locale. Questa cultura locale che, ripeto, è ben esplicitata per esempio dall'allestimento del presepe vivente dove noi pensiamo in realtà di allocare, diversamente da quanto proposto da altri da altre persone, noi pensiamo all'interno delle grotte dell'insediamento rupestre di allocare un museo della civiltà contadina perenne però, aperto tutto l'anno, con un servizio di info point, un servizio di guide turistiche, un servizio di biglietteria, un servizio di vendita per esempio di manuali, di piccole brochure che riguardino il luogo, quindi che attivi un certo tipo di economia molto importante per il nostro territorio, che è quella della proposta e della valorizzazione del territorio locale. Quindi un museo che troverebbe, questo museo della civiltà contadina, sicuramente una sede migliore nell'ambito di questi insediamenti rupestri da tenere aperti tutto l'anno, che non invece in un immobile un po' anonimo che potrebbe essere nel centro cittadino. Credo che sarebbe molto più caratterizzante e attirerebbe molto più gente nelle grotte del presepe vivente che non in altri luoghi, questo museo della civiltà contadina che noi riteniamo tra le cose più fattibili del territorio. Ma non basta, Pezzi di Greco è il fulcro, è il perno centrale della cosiddetta rete verde che il Movimento in Comune ha allestito nel suo progetto. Che cos'è questa rete verde? È tutta una serie di piste ciclabili e pedonabili che si snoda lungo i tratturi che innervano la grande piana degli Ulivi che va da Egnazia fino a Montalbano. Centrale è appunto Pezzi di Greco. Già ora, senza che ci sia nemmeno una valorizzazione a livello di propaganda di questo territorio, già ora arrivano durante tutto l'anno furgoncini, camioncini, comitive di tedeschi, di francesi, di canadesi che con biciclette al traino si mettono a percorrere questi luoghi che per noi sono abituali ma che per loro sono fantastici. Il fantastico sta nei tronchi di ulivo che si abbarbicano su se stessi, il fantastico sta nel potersi fermare di stazione in stazione presso le masserie che intervallano questi tratturi e lì magari trovare un alloggio per la notte, per qualche notte, o trovare un ristorante dove cibarsi. Davvero questa è un valore che esiste da tanto tempo ma che fino ad oggi non è stato messo a frutto a livello economico, ed è questo un tipo di turismo sostenibile che è assolutamente facile da coltivare perché non comporta delle particolari spese, non comporta delle particolari, diciamo, degli particolari stravolgimenti del territorio. Quindi questa Pezzi di Greco al centro di questa rete verde di percorsi ciclo pedonali che porterebbero un flusso turistico
sviluppato su pezzi di greco, soprattutto per il fatto che a pezzi di greco poi questi turisti che circolano potrebbero acquistare prodotti locali, potrebbero fermarsi appunto a rinfrescarsi, potrebbero dare la possibilità a un'economia di gadget, di souvenir, di svilupparsi, cosa che oggi invece non c'è. Turismo assolutamente fattibile, assolutamente sostenibile. E va chiaramente però in questo senso fatto in modo che pezzi di greco sia accogliente nei confronti dei turisti che troverebbero qui il fulcro del loro spostarsi nelle terre della Piana degli Ulivi. E quindi come può essere questo realizzato? Ovviamente soltanto con un arredo urbano adeguato, un arredo urbano che per esempio possa essere diverso dalle strade distrutte come quelle della circonvallazione di Pezze, dove davvero le automobili rischiano ogni metro di bucare o di lasciare per terra la marmitta, insomma. Quindi non si può tenere le strade in quella maniera. Chiaramente in paese ci vorrà un info point, cioè un punto di informazioni turistiche che sia in grado di orientare il visitatore dall'una o dall'altra parte. Quindi va rivisitata anche sotto il profilo urbanistico questa fondamentale centralità di Pezze di Greco nell'ambito di questa rete ciclopedonale. E chiaramente i problemi non si limitano a questo, ci sono problemi che noi nel nostro progetto abbiamo voluto anche assestare, c'è per esempio un edificio in via Bertani, la palestra che va ristrutturata assolutamente, una palestra comunale che va assolutamente vicino alle poste, che va assolutamente rimessa in sesto, così come vanno incrementati luoghi per i giochi dei bimbi. Chi pensa mai al futuro dei nostri bimbi? C'è sì, un po' periferico rispetto a dove ci troviamo noi oggi, un triangolo dedicato a un campetto di calcio, a qualche gioco, ma vanno aumentati questi luoghi per fare in modo che i genitori o i nonni portino i bimbi a divertirsi e tra di loro facciano aggregazione. Mancano i luoghi di aggregazione, mancano appunto le occasioni di aggregazione a Pezzi di Greco, che con una politica di arredo urbano minimale possono essere sicuramente ricreati. Poi chiaramente in questa stessa piazza noi ci proponiamo di creare un internet free, cioè un luogo dove si possa entrare in internet liberamente, gratuitamente, senza pagare alcunché, perché pensiamo che sia un diritto ormai quello di poter navigare in rete, che è dovuto a tutti quanti. Riguardo a Pezzi di Greco ci sono anche seri problemi per il potenziamento del cimitero, laddove il personale andrà sicuramente aumentato. E cosa fondamentale, la reggimentazione delle acque. Molto spesso quando piove in maniera abbondante, le acque che vengono giù dalla collina scaricano la loro azione spesso devastante su Pezzi di Greco. Ecco, va organizzato un discorso molto più serio e molto più concreto di quanto non abbiano fatto finora le amministrazioni passate di incanalamento adeguato di queste acque. Questo per dire cosa, prima di lasciare la parola ai due candidati consiglieri comunali del Movimento in Comune, per dire semplicemente questo, che la comunità di Pezzi di Greco è una comunità forte, è una comunità evoluta, è una comunità che guarda verso il futuro ed è una comunità che soprattutto paga le tasse in maniera sostanziosa. E allora quanto del bilancio comunale fasanese viene erogato dalla comunità di Pezzi di Greco? 2 milioni di euro. È giusto che quei 2 milioni di euro, se tanti sono, ritornino sul territorio per tutta la loro valenza. Ed è con questo che io lascio la parola ai nostri due consiglieri comunali candidati nella lista In Comune per Vito Bianchi Sindaco, Arianna Cardone, docente di lettere nelle scuole medie anche di Pezzi di Greco, e Gianluca Greco, è un artista, è un pittore, anche lui insegna negli istituti superiori. Passo la parola quindi ad Arianna Cardone perché possa trasmettere la sua esperienza di residente a Pezzi di Greco. Sì, buonasera a tutti, in realtà io abito a Pezzi da soli 6 mesi, anche se il mio cuore appartiene a questa comunità da circa 10 anni, perché ho sposato un vostro concittadino. Insomma, abitando a Pezze sono entrata in contatto diretto con questa gente, mi sono resa conto di quanto sia laboriosa, quanto sia volenterosa, quanto sia onesta, ancorata ai valori, attaccata alla famiglia, alle tradizioni e soprattutto in grado di organizzarsi, anche di fare da sé,
col presepe vivente, con la Sagra del Fiorone, con la Fiera del 4 ottobre di San Francesco. Penso a tutte queste iniziative che sono in grado di organizzare, spesso anche da soli, non aiutati dal comune, spesso dimenticati, senza fondi, comunque riescono a organizzare ed andare avanti. Ecco perché ho deciso di appoggiare il movimento in comune. In realtà all'inizio avevo deciso di non andare a votare, perché sfiduciata, perché dalle continue notizie che si sentono ogni giorno al telegiornale ormai non avevo più fiducia nella politica, non ho mai partecipato attivamente. Però col movimento in comune mi sono sentita partecipe, anche se non ho esperienza, la mia voce viene ascoltata. Tutti noi ci confrontiamo e abbiamo elaborato questo progetto, non programma, progetto, come Vito tende a sottolineare. E quindi ci siamo uniti, ci siamo messi insieme, abbiamo messo insieme le nostre esperienze e quindi abbiamo elaborato questo progetto. E il movimento in comune è fatto da persone, da professionisti, da persone esperte che sanno il loro fatto e soprattutto non parenti di. La situazione di Pezze la conosciamo tutti, per esempio abbiamo Cialecia, insomma Viero dello Spazio, che è una polveriera, quando piove non si può più camminare con le macchine perché evidentemente in Viero dello Spazio non abita un parente di un amico, un conoscente del sindaco e quindi non viene aggiustata. Penso al parchetto qui dei bambini, ho un bimbo di 3 anni, frequenta la scuola materna a Pezze, quando andrà alle scuole medie i ragazzi delle scuole medie sono costretti a spostarsi con la pioggia, con gli agenti atmosferici, qualsiasi, a spostarsi per andare in palestra perché non hanno una palestra. E quindi io spero che con questa candidatura e soprattutto salendo in comune si possa riuscire a risollevare il più possibile la situazione di questa comunità. Quindi appoggiateci, ci stiamo provando, l'unico strumento che noi abbiamo nelle mani è quello del voto, uno strumento che ci permetterà, che ci potrebbe permettere di cambiare e di andare avanti, nel segno della trasparenza e dell'onestà, per cui appoggiateci. Brava! Buonasera a tutti. Io sono Gianluca Greco, sono anche io un pezzaiolo d'adozione perché abito qui da circa 3 anni e devo dire che anch'io ho trovato, mi voglio riagganciare alle parole dei miei due colleghi, diciamo, perché ho trovato una comunità veramente accogliente, laboriosa e in cui veramente mi sono ritrovato benissimo, ho trovato un ambiente a misura d'uomo, infatti questa è una comunità a misura d'uomo in cui si vive bene e noi siamo in un territorio in cui si vive bene a mio avviso, cioè tutto il territorio delle frazioni di Fasano è un territorio baciato dalla fortuna, insomma, baciato da Dio e noi forse non ce ne rendiamo conto vivendo qui perché ci viviamo da sempre, ma io ho notato che chi viene da fuori, mi è capitato con degli ospiti avuti, quando arrivano qui rimangono estasiati perché è un luogo unico, questo lo dobbiamo ricordare. È un luogo unico, particolare, noi abbiamo tutto, abbiamo il mare, la collina, la campagna, quindi viviamo veramente in un luogo dove si può davvero vivere bene, ma per poter vivere bene non è sufficiente che ci sia un bel territorio, ma è necessario che ci sia anche un'amministrazione di questo territorio fatta nella maniera migliore, cioè, quindi noi aspiriamo ad un'amministrazione veramente ispirata dalla trasparenza, un'amministrazione che coinvolga i cittadini, che offra pari opportunità per tutti. Questi sono gli obiettivi centrali del Movimento in Comune, cioè aspirare ad un'amministrazione veramente che coinvolga i cittadini in maniera totale. E quindi in questo senso il nostro obiettivo è quello di metterci a disposizione. Noi siamo tutte persone nuove, come diceva Arianna, siamo persone prestate, diciamo, alla politica in maniera appunto nuova, perché nessuno di noi ha esperienza politica, ma l'abbiamo fatto proprio perché siamo stufi e stanchi di queste vecchie logiche a cui siamo abituati da decenni nel nostro territorio, cioè noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo, stiamo cercando di dare il nostro contributo minimo, insomma, le nostre competenze per poter cambiare un po' le cose, cioè io ho aderito al movimento proprio da poco tempo per questo motivo, proprio perché speriamo di poter cambiare pagina, cioè questa è un'opportunità, quella di questo movimento che Fasano e tutto il territorio di Fasano ha per poter voltare pagina, proprio perché è un movimento nuovo che
non si assoggetta alle vecchie logiche. Noi siamo stati corteggiati fino a poche settimane fa da alcuni schieramenti per cercare appunto di andare dalla loro parte, ma coerentemente abbiamo mantenuto la nostra linea. Siamo una lista unica, non abbiamo bisogno di apparentarci con nessuno, perché abbiamo un progetto chiaro, evidente, che tutti possono visionare, e quindi queste logiche di apparentamento, questi accordi sotto banco non ci appartengono. Io voglio dire solo questo, che è un'opportunità per Fasano, per Pezzi di Greco, per tutto il territorio. Questa è un'opportunità reale e nuova che possiamo avere di cambiare le cose. E poi vorrei dire che una cosa che sto dicendo ultimamente, a cui ci tengo molto, è questa: che in realtà il potere che noi abbiamo è proprio quello del voto, no? Cioè, il potere lo consegniamo noi a chi ci governa, a chi ci governerà. Quindi se qualcuno ci dice ma io devo dare il voto a qualcun altro perché mi ha fatto un favore, così via, non è così. Noi abbiamo il potere di decidere, ognuno di noi è padrone del proprio destino, quindi consegnando questo voto a chi ci dovrà governare, noi faremo un atto significativo. Quindi il potere in realtà ce l'abbiamo noi cittadini e non chi ci governa, quindi noi lo dobbiamo consegnare questo potere, e per cui starà a noi cambiare il destino eventualmente di questo territorio. Grazie a tutti. Ovviamente invito quindi a votare per la lista in comune e a votare per i nostri due candidati consiglieri di Pezzi di Greco, Arianna Cardone e Gianluca Greco, alle prossime elezioni del 6 e di 7 maggio. E prima di salutarvi voglio fare un ulteriore appello: non perdiamo la libertà del nostro voto, non fermiamo, non facciamo in modo che tutto sia vincolato semplicemente al voto di scambio, al fatto che io ti voto soltanto perché ti devo dare un favore, quando molto spesso quel favore è semplicemente un diritto che ciascuno di noi ha, perché è cittadino, perché paga le tasse, perché davvero non è più possibile restare in questo sistema da terzo mondo della politica, da Sud America della politica. Dobbiamo liberarci da queste catene, da questa schiavitù della politica fatta soltanto della conoscenza, altrimenti non si va avanti. La conoscenza deve essere per tutti, perché tutti hanno diritto di salire sugli uffici comunali e di pretendere quello che gli spetta secondo le regole, perché le regole sono quelle che determinano una democrazia che funzioni. E noi vogliamo che queste regole tornino ad essere la base del nostro territorio e della nostra comunità. Queste regole che troppo spesso sono state lasciate e dimenticate. Queste regole che si sono invece poi evolute, anzi involute voglio dire, semplicemente nel favoritismo, in una politica imbarbarita. Ebbene, io vi invito davvero a lasciare da parte i vecchi partiti, le vecchie facce. Noi siamo tutte facce nuove, noi siamo aria nuova, siamo la nuova linfa, altrimenti questo territorio morirà, altrimenti la gente sarà sempre più portata a non andare a votare. Ebbene, non perdiamola questa occasione. Anche noi non volevamo votare come movimento, tutti coloro del Movimento in Comune non sarebbero probabilmente andati a votare se però non fossimo andati a votare e nemmeno avessimo fatto qualcosa, non avremmo avuto il diritto di protestare successivamente, non avremmo avuto il diritto di dire niente. Allora ci siamo messi in gioco non soltanto per noi ma per tutta la comunità, per dare a tutta la comunità un'opportunità nuova, un'opportunità finalmente fuori dalle vecchie logiche dei partiti che pensano soltanto a spartirsi le poltrone e le torte, che pensano soltanto a mettersi d'accordo per raggiungere il quorum elettorale e per fare semplicemente la solita politica dell'interesse personale. Ciò che conta oggi è il bene comune, non può essere più il proprio portafoglio l'interesse di oggi, lo dobbiamo capire tutti. Liberiamoci da queste logiche a cui purtroppo ci hanno costretto, ci hanno lobotomizzato per tanti anni. È il momento di dire basta, è il momento di finirla, e davvero questa volta più delle altre volte noi in comune, l'unico non partito, l'unico movimento di questa tornata elettorale, possiamo essere gli artefici, possiamo interpretare questo disagio che sempre più avvertiamo, e invitiamo per questo anche la popolazione di Pezzi di Greco più delusa, anche la popolazione che è meno ormai che è più afflitta dalle problematiche quotidiane, la invitiamo ad andare a guardare il nostro progetto. Non troverà
chi vuol guardare nel nostro progetto non troverà la scritta pezze di greco e sotto ciò che bisogna fare per pezze di greco, perché noi pezze di greco la intendiamo inserita in un progetto organico che riguarda tutto il territorio di Fasano, e il fulcro del territorio di Fasano, ma il territorio di Fasano comprende anche Montalbano, Sabelletti, sappiamo bene quante altre frazioni, per cui ciò che si fa per pezze di greco è integrato con tutto il resto. E allora non andate, vi invito a non andare a vedere dove c'è scritto pezze di greco, ma dove c'è scritto per esempio servizi sociali. Cosa vogliamo fare per i servizi sociali? Vogliamo dare un dopo scuola gratuito ai bambini per i pezze di greco? Glielo dobbiamo dare anche a pezze di greco, anche a Sabelletti. E allora vi invito ad andare a visitare questi siti, questo nostro sito, ad andare a visitare tutti i parametri del nostro progetto e a capire come si fa comunità stando insieme, stando appunto in comune. Quindi sapete cosa votare il 6 e il 7 maggio. Buona sera. Chiudo parentesi, vi facciamo rivedere dall'inizio alla fine stavolta con l'ultima sequenza il video che tanto scalpore sta destando per le strade cittadine e per le strade del web. Buona serata a tutti. Audio, no, perché sembra una lezione, abbiamo fatto il